accettato questo invito proprio in queste giornate caldissime in vista della partita, insomma, del weekend. Pippo, parto dal mister. Make it possible, insomma, quello che dice Huawei nelle proprie campagne, rendilo possibile. Qual è la cosa che ti piacerebbe rendere possibile quest'anno da allenatore del Milan? Bella domanda. Beh, ci sarebbero tante cose che renderebbero felici me, la società e i miei giocatori. Insomma, diciamo quello di far felici i nostri tifosi, che penso sia la cosa più importante e la cosa che ci renderebbe molto, molto orgogliosi. Ecco. Per cui sicuramente quello. Poi, se mi regalate anche il vostro telefonino nuovo, un altro senso. Il messaggio è mandato. Lo pago anche. Il messaggio è inviato. Jack, io chiamo Jack così perché vengo da una città in cui l'abbiamo amato fino a qualche settimana fa. Una domanda, tu sei stato uno dei protagonisti dello spot che abbiamo appena visto. Qual è stata la parte più divertente e magari quella più difficile dello spot? Ma la parte più difficile è stata quella che dovevamo palleggiare e farci la foto. Non era facile, però no, non era una cosa a cui siamo abituati a fare spot, però ce la siamo cavata, dai. Pippo, invece chiedo a te, tu che fruitore di tecnologia sei? Cioè, quanto ha dentro, dai? Ma no, insomma, chiaramente telefonino, poi insomma io ho una pagina di Facebook mia personale, per cui insomma il giusto, tutte le cose penso vadano utilizzate nel modo giusto, però la tecnologia avanza e sicuramente noi ne usufruiamo. Ecco, ecco, chiedo invece a Giacomo Bonaventura, qual è la funzione che preferisci del tuo Huawei? Vedevo che con i gruffi vi siete, insomma, con il selfie di gruppo vi siete abituati bene. No, sicuramente sono le foto che vengono particolarmente bene, quindi penso sia una delle cose più belle del telefono, appunto le foto. Io vedete che sto evitando di parlare di derby, poi magari un attimo ci avviciniamo, però vorrei rimanere sulla tecnologia chiedendo a Pippo Inzaghi. Allora, Gruffy, sappiamo, questo selfie con tante persone dentro, ci può stare dentro quasi una squadra di calcio in un Gruffy. Nel Gruffy scattato dopo il calciomercato, c'è magari qualche nome che ti piacerebbe aggiungere alla fotografia? No, io sono molto contento dei giocatori che ho, perché sono tutti ragazzi seri che si allenano bene, per cui insomma non so, facciamo un bel selfie con il nostro presidente che è l'anima del nostro Milan, e quando c'è lui insomma siamo tutti più tranquilli, con la sua passione e con la sua voglia riporterà il Milan insomma dove è stato per tanto tempo. Va bene, allora torneremo sulla domanda ancora tra un po'. Vado attorno a Giacomo un attimo. Tu parlavi di fotografia sul telefonino prima, no? Ti ricordi ad esempio qual è la foto più bella in assoluto che hai scattato con il tuo telefonino? Ma la foto più bella che ho scattato è quella che ho fatto con i miei genitori e la mia famiglia quando mi sono venuti a trovare a Milano. È stato un bel momento perché comunque sono venuti per la prima volta qua, io avevo cambiato città e quindi è stata una bella foto. Da conservare sul tuo Huawei. Pippo, invece, volevo chiedere, guardo i derby, tu l'hai vissuti un po', non solo a Milano, tra l'altro avete un presidente che le foto le conserva, no? Cioè, voglio dire, un dirigente che le foto le conserva sul telefonino. Tu che foto hai conservato, ad esempio, di un derby vissuto qua a Milano? Ci sono diverse foto importanti, sicuramente i miei gol nel derby non li dimentico, il primo derby da giocatore del Milan ebbi anche la fortuna di far gol e vincemmo 4-2, per cui una foto che rimane dentro di me, però sicuramente insomma l'Euro Derby di Champions League insomma del 2003, quell'andata e ritorno di semifinale di Champions giocata con l'Inter e poi vinto la Champions a Manchester con la Juventus, ecco, con l'Euro Derby penso sia nel cuore mio e dei milanisti, sarà una foto che ci rimarrà per sempre nel cuore. Viene quasi da dire peccato non aver avuto un Huawei allora, perché le foto sarebbero state un po' più belle, no? Anzi, diciamo, speriamo di fotografare prossimamente un'altra semifinale di Champions. Giacomo, un'ultima domanda prima di lasciarvi andare. Qual è stata la telefonata che tu trovi più importante, proprio qual è stato il momento più bello nell'uso del telefonino, la telefonata proprio più strepitosa che hai ricevuto sul telefonino? Sicuramente da quando ho questo telefonino, l'ultima chiamata che ho avuto
è stata la settimana scorsa quando ho saputo che sono stato convocato in nazionale. Quella delle ultime telefonate è stata sicuramente la più bella per me. Speriamo che ne arrivino tanti. Di questo tono. E un'ultima domanda anche per Pippo Inzaghi. Allora, parliamo di utilizzare il telefono, no? Qual è stata l'ultima volta che hai chiamato Mancini? Non ce n'è stato bisogno perché l'ho incontrato alla Gazzetta lunedì, per cui insomma non abbiamo avuto modo di parlare al telefono, però insomma c'è sempre stata grande stima tra di noi, insomma ci ritroveremo domenica in un bellissimo derby e speriamo di vincere noi. E allora in bocca al lupo per l'appuntamento di questo fine settimana. Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito questa sera, Daniele.